Suo nome è sulla bocca di tutti da quando veste la maglia del Manchester City da quest'estate, portando con sé tutta la freschezza scandinava in Inghilterra. Sì, hai proprio indovinato di chi si parla. Perché nessun altro potrebbe competere con questo famoso gigante vichingo di nome Erling Haaland. Va bene, conosci il suo incredibile talento calcistico, ma sapevi che, prima di diventare famoso, fosse un rapper e che ha battuto un record del mondo quando aveva solo 5 anni? Abbiamo decine di cose incredibili da farti scoprire sul gigante norvegese, allora mettiti comodo perché ecco 10 cose che non conosci riguardo a Erling Haaland. Il vero nome di nascita del calciatore è Erling Braut Haaland. Il giocatore farà peraltro ufficialmente modificare la grafia del suo cognome all'anagrafe norvegese, scrivendo Haaland con una doppia A. Nonostante il fatto che abbia la cittadinanza norvegese, Erling Haaland è nato il 21 luglio 2000 a Leeds, nello Yorkshire, in Inghilterra. Solo nel 2004, a 3 anni, si trasferirà a Bern, la città natale dei suoi genitori, in Norvegia. Ovviamente, il fatto che sia nato nel Regno Unito gli attribuisce di fatto il diritto alla cittadinanza britannica. Con una statura di 1,97 m per un po' più di 88 kg, Erling Haaland merita proprio il suo soprannome di gigante nordico. Suo padre, Alfie Haaland, era un ex calciatore professionista che militava nel ruolo di difensore e che ha giocato sotto i colori di 5 grandi club, tra i quali Leeds United e il Manchester City. Sua madre, Gry Marita Braut, era una grande campionessa norvegese di heptathlon negli anni 90. All'età di 5 anni, inizia ad allenarsi nel club locale Birn FK e 10 anni dopo disputerà le sue prime partite all'interno della squadra riserve. Durante la stagione 2015-2016, con il Birn FK, Erling Haaland ha potuto impressionare tutti riuscendo a segnare 18 gol in sole 14 partite. Il 1 febbraio 2017, il gigante scandinavo firmerà un contratto con club norvegese Molde FK. Già allora a 17 anni, la sua fama da macchina da gol era già avviata. Il 19 agosto 2018 è un giorno molto importante per Erling Haaland, visto che è in quella data che annuncerà il suo trasferimento verso il prestigioso club austriaco del Red Bull Salisburgo. Tuttavia, Haaland dovrà aspettare fino al 1 gennaio 2019 per far sì che il suo contratto entri in vigore ufficialmente. Il Red Bull Salisburgo ha dovuto sborsare un po' meno di 5 milioni di euro per far giocare Haaland per i suoi colori, ma il club austriaco ne chiederà 20 per il suo trasferimento al Borussia Dortmund. Quando lascia il Red Bull Salisburgo a fine 2019, Erling Haaland viene eletto miglior giocatore dell'anno in Austria e avrà segnato 29 gol in 27 partite, senza contare i 5 assist di cui fu l'autore. È il 29 dicembre 2019 quando il gigante norvegese ufficializzerà il suo trasferimento al club tedesco del Borussia Dortmund, conoscendo così per la prima volta della sua vita la Bundesliga. Fin dalla sua prima partita con la maglia del Borussia, il 18 gennaio 2020, Erling Haaland segnerà una tripletta nel giro di 23 minuti contro l'FC Augsburg. Si sarebbe presto abituato alle triplette del norvegese, visto che ne farà un'altra contro il Colonia e ciò, qualche giorno dopo, la sua famosa tripletta contro l'Asburgo. Il 1 febbraio 2020, il gigante vichingo entra nella storia della Bundesliga segnando una doppietta contro l'Union Berlino. Segnando questi due gol, Erling Haaland è infatti diventato il primo giocatore a segnare un totale di 7 gol in solo 3 partite per il Borussia Dortmund. Di fatto, diventa anche l'unico calciatore di tutta la storia della Bundesliga ad aver segnato durante i suoi primi 7 tiri in porta. Nel complesso, il gigante norvegese avrà segnato 86 gol in 89 incontri con i colori del Borussia Dortmund. Senza contare, ovviamente, i 19 assist di cui è stato l'istigatore. Sono molto rari i difensori che osano mettersi contro il gigante vichingo, ma ce ne sono due che sono riusciti a dargli molto filo da torcere. Infatti, Haaland assicura che Virgil van Dijk e Sergio Ramos sono i difensori più tosti contro i quali abbia mai giocato. Grazie a suo padre, Erling Haaland si è visto inoculare il virus del calcio, ma ciò non gli ha impedito di praticare altri sport, specialmente la palla a mano, il golf e l'atletica. Tra l'altro, il bambino prodigio della Norvegia è persino riuscito nell'impresa di battere un record del mondo nel 2006 per il salto in lungo in piedi, mentre aveva solo 5 anni e con una distanza omologata a 1,63 m. Haaland è molto famoso per le sue numerose triplette, a tal punto che non andava mai a dormire senza i suoi 5 palloni portafortuna con i quali aveva segnato 3 volte di seguito durante la stessa partita. Quando viveva ancora in Norvegia, molto prima di raggiungere il Salisburgo, Haaland era un rapper che faceva persino parte di un gruppo chiamato i Flokins. Il gruppo Flokins possiede, tra l'altro, un canale YouTube.
il loro videoclip, intitolato Kigo Joe e di cui il video è stato scaricato il 30 agosto 2016, conta al giorno d'oggi più di 9 milioni di visualizzazioni. Aland vale attualmente 150 milioni di euro al calciomercato, un valore che è praticamente raddoppiato nel giro di 2 anni, visto che il gigante nordico valeva 80 milioni di euro nel marzo 2020. Il calciatore ha messo l'inno della Champions League come sveglia sul suo smartphone, cosa che fa in modo che si svegli ogni giorno fresco come una rosa. Per poter evacuare la pressione, niente di meglio che la meditazione, ed Haaland ne è un fervente praticante. Tra l'altro, rende omaggio alla sua passione celebrando i suoi gol con una posizione yoga. Il gigante nordico è anche un grande appassionato di bolidi molto potenti, e la sua auto preferita è un Audi RS6 che nasconde sotto il suo cofano un ruggente motore V8. Questo motore sviluppa quindi una potenza fenomenale di oltre 600 cavalli, cosa che gli consente così di passare da 0 a 100 in un po' meno di 3,6 secondi. Haaland è anche molto appassionato di begli orologi di lusso ed è abituato a mostrarsi con i modelli più belli. L'ultimo è un orologio della prestigiosa marca Audemars Piguet Royal Oak Double Balance di un valore che supererebbe i 120.000 euro. Decisamente Haaland ha un debole per gli orologi svizzeri, visto che possiede anche un Hublot Spirit of Big Bang King Gold, un orologio sublime la cui custodia e la ghiera sono in oro rosa 18 carati e il suo quadrante in zaffiro. Haaland guadagnerebbe attualmente un po' più di 985.000 a settimana, cosa che lo rende il giocatore più pagato del Manchester City, con uno stipendio che sfiorerebbe i 50 milioni di euro all'anno. Avendo trascorso la maggior parte della sua infanzia a Brin, Haaland ha sviluppato un amore per la terra e gli animali. Così ha dichiarato che quando si ritirerà si comprerà una fattoria e inizierà un allevamento di ovini e bovini. Haaland è uno dei più grandi fan dell'attaccante spagnolo Miguel Pérez, a tal punto che si chiamava Micho Oviedo 9 su Instagram per rendergli omaggio. Lasciando il Borussia Dortmund, Haaland ha offerto un ultimo regalo ai suoi compagni di squadra, così come ai membri dello staff. E non si tratta di un regalo qualsiasi, visto che Haaland ha offerto loro un Rolex Submariner personalizzato a ognuno di loro, il cui costo totale avrebbe superato i 500.000 euro. Quando militava ancora nei Red Bull a Salisburgo, Haaland è stato monitorato 15 volte dagli osservatori del Barcellona, ma è stato bocciato ogni volta perché il Barça valutava che il gigante mancasse di tecnica. Lo rimpiangeranno molto adesso. Benché giochi attualmente per il Manchester City, Haaland è un grande partigiano del Leeds United, in cui suo padre giocava a quell'epoca. Il gigante norvegese avrebbe persino dichiarato di voler vincere la Premier League con questo club mitico. Dal tempo che giocava con i gialli e neri all'interno della Bundesliga, i tifosi tedeschi hanno dovuto abituarsi molto presto alle doppiette, triplette, poker del giocatore norvegese. Così nessuno dimenticherà il suo favoloso poker contro l'Hertha Berlino effettuato in poco più di 30 minuti. Il Manchester City ha dovuto sborsare non meno di 75 milioni di euro per far venire Haaland all'interno della sua rosa. Il trasferimento del gigante biondo verso il Manchester City è stato ufficializzato il 13 giugno 2022, cosa che è una coincidenza incredibile, visto che suo padre Alfing Haaland aveva raggiunto anche lui questo club inglese il 13 giugno del 2000. Il colosso norvegese ha acquisito molti soprannomi per tutto il suo giovane percorso, ma l'ultimo gli è stato attribuito ai suoi nuovi compagni di squadra del Manchester City. Erling Haaland viene infatti chiamato Daemon negli spogliatoi, in riferimento a Daemon Targaryen, il nuovo eroe della serie prequel Il Trono di Spade House of the Dragon. Benché non si conosca davvero la vera somma della fortuna di Erling Haaland, alcuni esperti finanziari pensano che il gigante nordico varrà un po' più di 500 milioni di euro, una fortuna che lo renderà sicuramente uno degli sportivi più ricchi del pianeta. Il 9 marzo 2021, Haaland è diventato il più giovane calciatore a raggiungere i 20 gol in Champions League, nel corso di una partita che aveva posto il Borussia Dortmund al Siviglia. Questo record è ancora più significativo perché ha potuto essere effettuato in solo 14 incontri. Il 26 agosto 2021, il gigante norvegese è stato classificato come il miglior attaccante della stagione 2020-2021 della Champions League. Sbarcando al Manchester City, Haaland ha già potuto stabilire delle imprese che la Premier League inglese non aveva mai conosciuto. Infatti, ha fatto non meno di 2 triplette durante le sue prime 5 partite, una contro il Crystal Palace il 27 agosto 2022 e un'altra contro il Nottingham Forest 4 giorni dopo. Lo scorso 6 settembre, il gigante biondo è di nuovo entrato nella storia diventando così il primissimo giocatore di tutta la storia del calcio a segnare un totale di 25 gol in sole 20 partite di Champions League.
Abituato a battere i record più folli, Erling Haaland è diventato così il giocatore più veloce a fare 3 triplette nella storia della Premier League, un'impresa tanto più impressionante che è stata realizzata in solo 8 partite, mentre persino il suo predecessore Michael Owen aveva battuto questo record in 48 partite. Ora dici cosa ne pensi dell'inimitabile gigante nordico Erling Haaland e della sua ascesa folgorante in cima al calcio mondiale. Qui trovi 2 video che potrebbero interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!